Ciao Biusine, bentornate in questo nuovo video. Allora, oggi vi propongo questo trucco che personalmente mi piace un sacco e trovo che valorizzi tantissimo gli occhi verdi come i miei. Ed è un look su tonalità del borgogna, in realtà è più rame, e è un total look su questa tonalità. Quindi, anche per quanto riguarda le labbra, ho cercato di riprendere il colore che ho utilizzato per gli occhi, applicando però una proposta un po' più nude e creando quindi questa proposta, secondo me, per i miei gusti, molto portabile anche con il look occhi. Direi quindi di non perderci in chiacchiere, perché come al solito parlo un sacco, e partiamo con il tutorial. Come al mio solito andiamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio creo una sfumatura utilizzando questo bellissimo ombretto caramello, molto molto con sottotono molto molto caldo, quasi aranciato. Nella parte finale dell'occhio e un pochino nella piega dell'occhio applico questo ombretto borgogna opaco. Sulla palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto borgogna rame rossiccio, molto molto bello e luminoso, che valorizza tantissimo qualsiasi colorazione di occhi, ma soprattutto gli occhi verdi. Creo un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio con questo ombretto rosa. Realizzo la mia solita riga di liner nera e termino il trucco occhi andando ad applicare il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio. Passiamo al look labbra e vado a contornare e riempire le mie labbra con questa matita carne rossiccia. Su tutte le labbra vado poi ad applicare questo bellissimo rossetto mattone, un colore che non saprei descrivere. Successivamente, sempre su tutte le labbra, vado ad applicare questo lip gloss nude shimmer, molto molto carino ed elegante, che va a schiarire il rossetto applicato in precedenza. Ed il tutorial è terminato, come avete visto, è bello intenso, però secondo i miei canoni è anche portabile ed è perfetto per chi ha gli occhi verdi. Io vi lascio come al solito alle immagini finali. Se vi è piaciuto questo look come piace a me, lasciatemi un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, beautine!